soddisfatto, Landini? Penso proprio di sì, mi sembra una bellissima giornata. Luca, abbiamo trovato lo Tsipras italiano? No, non credo. Credo che questa è un'altra di quelle occasioni in cui si manifesta, perché c'è un mondo reale che non ha a che fare col marketing liberista, che non ha a che fare con le scintillanti dichiarazioni, che non ha a che fare con le statistiche che ci propinano tutti i giorni ai telegiornali. È il mondo reale di chi è sempre più precario, c'ha sempre meno soldi e vede sfuggire la possibilità di prendere in mano il proprio destino, la propria vita in maniera dignitosa. Perché in piazza con la FIOM oggi? In piazza con la FIOM perché siamo a favore della coalizione sociale, siamo per il reddito minimo garantito, pensiamo né di tilt che sia giusto che tutti abbiano dignità con un reddito minimo e che non siano ricattabili nel mondo del lavoro. C'è un po' la tentazione di farlo davvero il partito, visto che le previsioni dicono 10 punti elettorali, potrebbe valere? Ma ancora un discorso molto complicato, è fantapolitica, me ne tengo fuori io. Cosa vi aspettate? Che questo cementerà la coalizione sociale o che qualcuno comincerà a tirarvi per la giacca? Insomma, il 10% di punteggio elettorale... Ma ci stanno già tirando per la giacca, cioè noi vorremmo semplicemente equalizzare le persone che stanno pagando la crisi e per denigrare quello che stiamo facendo ogni volta ci spiegano che ci vogliamo candidare alle elezioni. Il problema non è sedere in Parlamento, il problema è risolvere i problemi dei lavoratori metalmeccanici. Qua ci sono i resti di quelli che hanno lottato prima di noi e ci hanno dato un posto di lavoro, che ci vogliono rubare, ci vogliono delegittimare, ci vogliono far lavorare senza diritti, ci vogliono far morire sul posto di lavoro, ci vogliono far morire senza lavoro. Dove va la FIOM? La FIOM va a ricordare al governo Renzi, che ci chiedeva qualche mese fa dove eravamo, gli andiamo a ricordare dove eravamo e dove saremo. E Landini dove va? Landini starà a capitanare la FIOM, perché noi abbiamo un altro progetto di società che non si basa sull'austerità, non si basa sul Jobs Act, si basa sulla giustizia sociale per tutte le persone, e per questo ci battiamo e chiamiamo tutte le persone che la pensano come noi a coalizzarci. Lei non vota PD, immagino? No, no, no. E chi voterebbe alle prossime elezioni? Bella domanda. Magari la coalizione sociale? Bah, credo di no, perché non ci sarà. Comunque un buon inizio. Buon inizio, sì, questo è vero. Mi sembra che giustamente Landini pone il problema di costruire una coalizione sociale. Io sono ben contento che lo faccia. C'è bisogno in Italia di una coalizione sociale forte, che faccia lotte, culture, resistenza e avanzi proposte, e poi quello che verrà, verrà. L'inverno è stato all'insegna di una manifestazione e basta. Forse per andare contro il Job Act serviva qualcosa di più. Tanto di più, ma tantissimo. Però ci siamo svegliati adesso, o perlomeno si è svegliato Landini, più che altro. Solo lui vogliamo, non c'è altro, non c'è altro, Landini. Boh, Landini, è l'unico che ce la presenta. Vai Landini! Questa popolarità di Landini, in piazza lo inneggiano, mancano solamente le foto. Fa bene o male al sindacato, bene o male alla politica? Ma io penso che il sindacato è stato, nei periodi in cui era forte il sindacato, era conosciuto nei luoghi di lavoro per il ruolo che aveva sul salario, sull'occupazione, quindi sulla vita concreta delle persone. Oggi c'è un bisogno, che capisco, di avere un punto di riferimento, di avere l'idea che c'è qualcuno che può aiutarci in una situazione così difficile. Penso che sia positivo che la FIOM abbia un'esposizione mediatica. Il problema è che abbiamo bisogno del conflitto vero, però, non solo della rappresentazione. Perché quando soffrono le persone nella loro vita quotidiana, un paese sa che la democrazia è in discussione. Questo è ciò che noi dobbiamo ricordare, che la democrazia è anche conflitto, e questa volta la parola conflitto è una parola positiva, nel senso che ci sono energie che si confrontano. Esattamente cosa vuole fare non lo so, forse in questo momento non lo sa nessuno, però già questa, cioè, però si coglie una grande energia e voglia di evoluzione, cambiamento, rinnovamento, e quindi sono, insomma, curioso come tutti gli altri, e sicuramente qualcosa di buono uscirà, perché non so, io percepisco che c'è veramente non solo grande attenzione, ma perché si capisce che c'è qualcosa, se vogliamo, anche molto di pancia. Un punto di vista unitario, a partire dal concetto di dignità, che è quello che sta più a cuore a noi di Libera del Gruppo Abele, perché la dignità è quel super valore che pregna la nostra Costituzione, che oggi manca a un quarto degli italiani ridotti in povertà. E la FIOM e la CGIL
hanno una caratteristica non molto diffusa in questo paese, ma ce l'hanno precisa e lo dimostrano. Noi le cose che diciamo le manteniamo e le facciamo. Avevamo detto che non ci saremmo fermati davanti a niente, anche se il governo, come ha fatto, metteva la fiducia. E oggi noi siamo qui non per testimoniare, ma per dire che non ci fermiamo e andiamo avanti fino a quando non abbiamo cancellato quelle leggi sbagliate che cancellano i diritti di chi lavora e la dignità di questo paese. Landini, segretario generale? Sarebbe un sogno.